C'è un tema che è delicato, attiene alla prefettura e al comune, non si può banalizzare con una battuta. Il presidente conosce perfettamente qual è la situazione e le partite si giocheranno a Napoli, non si giocheranno né a Palermo e per quanto mi riguarda né a Caserta, salvo che il presidente non se ne voglia andare, ma non mi ha mai detto che se ne vuole andare, perché non riesco a immaginare il Napoli che giochi fuori da Napoli. Qui noi dobbiamo risolvere A, l'agibilità, poi il Napoli deve chiudere, la società Calcio Napoli insieme al comune, una transazione. In questo caso noi siamo creditori, capita poche volte, il Comune di Napoli è sempre debitore, siamo creditori e allora bisogna estinguere, come dire, i propri debiti, bisogna fare la transazione, poi si deve fare la nuova convenzione che darà straordinarie possibilità alla società Calcio Napoli di investire nella nostra città. Non ho motivi di dubitare che nel momento in cui si decide di realizzare, cioè adesso, il nuovo stadio, perché questo stadio così non va bene e io sono stato il primo a volere lo stadio nuovo. Quindi abbiamo detto in modo chiaro che vogliamo lo stadio nuovo, il presidente ha detto che vuole investire economicamente e io non ho motivo di dubitare, però appunto ci dobbiamo sedere attorno a un tavolo, si fa un discorso che è molto molto serio, che io voglio chiudere in tempi molto rapidi e non ho motivo di dubitare che ci sia anche l'altra volontà da parte del presidente, quindi è inutile secondo me fare polemiche, perché con le polemiche non si va da nessuna parte, salvo che le polemiche non lo vuole fare qualcuno, ma non è il presidente, che ha altre mire, che non siano quelle di fare un nuovo stadio a Napoli, e noi lo consentiremo di farlo, di cercare di dare nel rispetto della legge l'agibilità e nell'interesse della città chiudere una transazione, perché come tutti i rapporti debito-credito vanno chiusi in modo noi. Quindi io sono molto molto sereno, molto, molto tranquillo, domani faremo un bel incontro col presidente, i problemi sono altri. Anche questo dimostra come noi siamo venuti incontro alle esigenze anche del presidente. Siccome io ritengo che uno stadio nuovo non si può fare senza la volontà del sindaco, senza la volontà del presidente, siccome io e il presidente abbiamo un ottimo rapporto personale, ci sono oggi le condizioni ideali per farlo. Il presidente ha espresso il gradimento per farlo allo stadio San Paolo e io ho ritenuto che fosse un gradimento da sostenere. Adesso c'è il bisogno di passare dalle petizioni di principio alla sostanza. Quindi noi abbiamo messo in campo la volontà e non è cosa da poco. Perché come sapete abbiamo fatto una manifestazione di interesse, lo stadio si poteva anche fare altrove, adesso siccome lo stadio non si fa con lo Spirito Santo ma si fa con i quattrini e non si fa con i quattrini pubblici, noi mettiamo in condizioni per chi vuole investire e quindi mi auguro in primis il presidente De Laurentiis di poter fare uno stadio con tutte le garanzie di tempo, di durata, di economicità, di permessi e di autorizzazione. Penso di essere stato chiaro.